Buonasera, ben ritrovati a 12 Porte, l'appuntamento con le notizie dalla diocesi di Bologna. Andiamo alla Basilica cittadina di San Martino Maggiore, dove sabato sera, nel corso di una veglia presieduta dall'Arcivescovo, sono stati ricordati i profughi che a migliaia hanno perso la vita nel tentativo di attraversare il Mar Mediterraneo. Promossa dalla comunità di Sant'Egidio, da Caritas e Migrantes diocesana, si è tenuto sabato pomeriggio nella Basilica di San Martino Maggiore una veglia di preghiera a suffragio di tanti profughi che hanno perso la vita nel mare nel tentativo di realizzare un progetto di speranza. Era presente l'Arcivescovo che all'inizio della veglia ha proposto una accorata riflessione dopo la lettura evangelica. Hanno partecipato con i loro canti anche numerosi giovani ospiti del Lab di Via Mattei, guidati da Don Daniel Camara, responsabile della comunità africana anglofona della nostra diocesi. Una piccola rappresentanza di quei richiedenti asilo, gran parte dei quali sbarcati sulle nostre coste meridionali. Monsignor Zuppi ha ricordato che dall'inizio del 2007 al 21 giugno scorso 2.108 persone sono morte per cercare di entrare in Europa, la stragrande maggioranza di loro in mezzo al mare. Una strage che ha ridotto il Mediterraneo a un cimitero. Per i cristiani, ha detto ancora Monsignor Zuppi, il giudizio è chiaro, concreto, davvero realista. Avevo fame, sete, ero nudo, straniero, e tu hai fatto o non hai fatto qualcosa a ciascuno di loro. Spesso è una stessa persona che ha fame, sete, è malata, nuda, straniera. L'unica spiegazione del Vangelo è lapidaria. Qualsiasi cosa avrete fatto a uno di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatta a me. Aiutarli, ha detto ancora Monsignor Zuppi, significa anche combattere un poco per la pace, migliorare per quello che possiamo l'ecologia così compromessa del mondo, inquinata da troppi germi di male e indifferenza. Violenze, persecuzioni, catastrofi naturali, carestie costringono, perché non è scelta libera, ma l'unica possibilità per sopravvivere, ad abbandonare le proprie terre di origine. Si è parlato ancora di immigrazione nel corso di un dibattito promosso dall'Associazione Amici di San Petronio, in cui è stata presentata in particolare l'esperienza della Fondazione Aiuto alla Chiesa che Soffre. Questo è il secondo incontro sul tema Chiesa e migranti. Il primo si è svolto lo scorso 10 maggio e prosegue l'approfondimento di questo tema allargando un po' lo sguardo non soltanto al problema dell'accoglienza, cioè dei migranti, dei profughi che arrivano in Italia, ma anche guardando la situazione dei profughi un po' in tutto il mondo. Ci sono oltre 65 milioni di profughi in tanti campi in Africa, in Asia, e sono in condizioni davvero disperate. Sono campi fatti di tende, migliaia e migliaia di persone l'una accanto all'altra, con poca acqua, e sono assistiti dal personale dell'ONU. In particolare fra questi profughi ci sono quelli dei cristiani, ai quali oggi vogliamo volgere uno sguardo particolare, perché come cristiani dobbiamo avere un rapporto particolare con questi nostri fratelli che si trovano in una situazione di così grande disagio. 120.000 cristiani, tutti abbiamo scelto di abbandonare tutto e non abbandonare la nostra fede e rimanere cristiani. Allora per questo dovevamo per forza lasciare tutto. Siamo fuggiti fra qualche d'ora, perché loro hanno potuto occupare tutta la provincia di Nineveh in qualche d'ora, e lì abbiamo potuto andare verso più nord ancora, sempre in Iraq, dove c'è l'autonoma di Kurdistan, e lì abbiamo trovato un rifugio nella chiesa, dove la chiesa ci ha accolto. La nostra speranza sta quando vediamo in questi giorni, proprio ad esempio nel mio paese, dove eravamo 1500 famiglie, dopo che il governo hanno potuto liberare le nostre zone, ringraziamo Dio che più di 600 famiglie sono tornate alle loro case e hanno ricominciato a ricostruire le loro case. Allora qua vediamo un punto di speranza, qua vediamo che la presenza cristiana è ancora viva in quella terra.
Aiuto alla Chiesa che soffre è una fondazione di diritto pontificio che ha 23 sedi nazionali nel territorio di altrettanti stati dove non c'è persecuzione. Dalle aree nelle quali vi è una persecuzione soprattutto cruenta dei cristiani, i vescovi propongono il sostegno ad alcuni progetti di ricostruzione di chiese, di conventi, di case, ma in certi casi, soprattutto negli ultimi anni, propongono anche degli interventi di carattere umanitario. Pensiamo alle decine di migliaia di cristiani che sono stati costretti a lasciare Mosul nell'agosto del 2014 e sono stati accolti a distanza di poco più di 100 chilometri nella piana di Ninive a Erbil. I primi interventi sono stati garantiti proprio da Aiuto alla Chiesa che soffre, che ha fornito dei prefabbricati, e anche le prime scuole sono state realizzate grazie ai nostri benefattori. You unravel me with a melody, you surround me with a song. I've delivered from my enemies till all my fears have come. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave. Nel corso di una conferenza stampa è stata presentata la nuova edizione del Festival Francescano che per la terza volta sosterrà nella città di Bologna. Stiamo preparando la nona edizione di Festival Francescano, la terza qui a Bologna. Il tema è provocatorio. Abbiamo scelto come claim futuro semplice. E nella consapevolezza che il futuro sarà tutto tranne che semplice, ma la proposta francescana lo è, una proposta semplice, non facile da realizzare, ma sicuramente semplice. La proposta è giustizia, pace, integrità del creato,
dialogo ed essenzialità. Queste sono le parole magiche, sono i valori sui quali abbiamo voluto costruire il programma di questa edizione. Le novità sono tante. La prima riguarda la città dello Zecchino d'Oro, che dalla scorsa edizione si è svolta in contemporanea nelle stesse date al Festival Francescano. In questa edizione, data anche il tema, quindi al centro metteremo i giovani, i ragazzi e i bambini che sono il nostro futuro. Saremo a una settimana esatta dall'arrivo di Papa Francesco. Possiamo dire che il Festival Francescano sarà una bella preparazione ai valori che Papa Francesco sta cercando di comunicare e di trasmettere a tutta la Chiesa. Beh, l'Antoniano non poteva non esserci e non può non far parte del Festival Francescano, perché l'Antoniano è una realtà francescana ed è di Bologna, e quindi ci piace e vogliamo proprio essere parte integrante di questo evento e di questo momento così importante per i francescani, ma spero anche per tutta la città di Bologna. Noi saremo lì in piazza con la città dello Zecchino per raccontare, per stare vicino ai bambini, per proporre tanti percorsi, perché i bambini sono il futuro, e poi saremo in piazza anche come Antoniano per raccontare come il mondo francescano è vicino alla solidarietà e si prende cura di chi ha più bisogno, dei poveri, perché anche questi fanno parte del futuro e possono essere una risorsa importante, e sono una risorsa importante per tutti quanti. Mi ha veramente sorpreso quanto la gente conosca l'Antoniano, quanto faccia parte della vita della città e quanto sia presente nel pensiero e nella storia delle persone di Bologna. La parrocchia di Calderara di Reno ha promosso un incontro con Daoud Nassar, proveniente dalla città di Betlemme, dove ha dato vita all'esperienza della Tenda delle Nazioni per la riconciliazione e la pace. Viene da Betlemme Daoud Nassar, il paese dove è nato Gesù. In questi giorni è in Italia per far conoscere la sua esperienza di pacificazione e si è fermato anche a Calderara di Reno per un incontro con la comunità parrocchiale locale. Cristiano di 46 anni, Nassar è tra i fondatori del programma Tende delle Nazioni, un progetto che ha mosso i primi passi dalla sua fattoria di famiglia. Piani di lavoro per bisognosi, progetti per bambini e in difesa delle donne. Multiforme la sua attività, all'insegna della resistenza non violenta, che apre a spazi di conoscenza e comunicazione. With the political reality, la nostra realtà politica obbliga la gente a reagire violentemente, ad andarsene o ad abbandonare quello che sta facendo. Abbiamo scelto una quarta via, che è quella di una resistenza non violenta. Nella nostra azienda di famiglia abbiamo individuato uno spazio per stare insieme, per imparare a conoscere l'altro, per essere insieme e per tornare a casa e per diventare creatori di pace. But going back home to be peacemakers in their own communities. La tolleranza e il dialogo dunque nei territori interessati dallo scontro tra palestinesi e israeliani. Una terra dove è ancora forte il desiderio di pace, nonostante la prepotenza dell'ingiustizia e della violenza subita quasi ogni giorno. Una presenza, quella delle terre delle nazioni, che urla più che mai la speranza per un futuro di pace, il diritto e la voglia di non abbandonare la propria terra. It doesn't affect directly, but of course the politics all over the world is changing. Cambiamenti politici a livello mondiale non hanno alcun effetto diretto sulla Tenda delle Nazioni. Assistiamo però a un cambio che trasforma la dimensione globale in un piccolo villaggio. Quello che mi intristisce è l'uso politico della religione. Religion is being misused. Si terranno sabato nella parrocchia della Dozza i funerali di Luigi Pedrazzi, deceduto martedì sera all'età di 89 anni. Pedrazzi, tra i fondatori della rivista Il Mulino, fu anche per alcuni anni redattore di Bologna 7 e vice sindaco con Walter Vitali.
La gioia del Vangelo nel turismo è il titolo di un agile sussidio pastorale pubblicato dai vescovi dell'Emilia-Romagna, una delle regioni italiane maggiormente toccate dal fenomeno turistico che interpella anche le comunità cristiane. Oltre 48 milioni di turisti ogni anno, quasi 16 milioni dei quali si fermano almeno una notte. Sono i dati impressionanti che hanno spinto la Commissione regionale per il turismo, lo sport, il tempo libero e i pellegrinaggi a riflettere sulle opportunità pastorali offerte per la evangelizzazione. Ne è nato un sussidio, la gioia del Vangelo nel turismo, presentato dai vescovi della Conferenza Episcopale Emilia-Romagna. Una grande mole di persone che interpellano la nostra comunità cristiana e quindi non è sempre detto che le persone, le comunità siano pronte ad essere accoglienti, ad aprire così un po' anche, aprirsi anche loro a questo fenomeno. E quindi abbiamo pensato di, col metodo sinodale che ci ha spinto con Papa Francesco, di mettere insieme le nostre esperienze, quelle delle città termali come Parma, delle città d'arte come Bologna, come Modena, come Ravenna e le città della Riviera, ma anche le piccole esperienze che sono presenti nell'Appennino per dare qualche consiglio, qualche suggerimento a chi vuole utilizzare il turismo come strumento di evangelizzazione e per i turisti perché possano così anche stimolare le nostre comunità, le comunità parrocchiali. In Emilia-Romagna c'è un turismo abbastanza vario, dalle città termali a quello culturale a quello poi balneare. C'è però un minimo comune denominatore che la Chiesa può avere nell'accostarsi ai turisti o ai pellegrini? Beh, comunque un denominatore non può essere che l'evangelizzazione. La Chiesa evangelizza proprio per la sua essenza, la sua natura, e quindi questo compito fondamentale della Chiesa lo esercita comunque dappertutto, quindi in qualsiasi tipo di turismo, di qualsiasi genere. Oggi ci sono molti turismi, come si dice, dunque deve avere però un linguaggio adatto per inserirsi nei specifici fenomeni del turismo, che esige una certa fatica, una fatica culturale soprattutto direi, del capire questi movimenti, questi fenomeni così particolari, così di massa ormai. E questi fenomeni portano parte di umanità alla ricerca di soddisfazioni, di felicità, di gioia, ma anche di domande interiori. Apparentemente il turismo sembra sempre una festaiola, c'è un clima sempre di festa, va bene, ma eppure dietro la festa, la patina della festa, si nasconde un uomo che non è in festa purtroppo, e allora la Chiesa cerca di godere della festa, condividere la festa, ma nello stesso tempo anche rispondere a quelle domande esistenziali che accompagnano l'uomo di tutti i tempi, in particolare l'uomo di oggi. La Chiesa in Emilia-Romagna possiede un tesoro inestimabile in santuari e luoghi di culto e ha il più alto numero di cammini e vie di pellegrinaggio, una sfida e insieme un banco di prova della sua apertura. Saper leggere un'opera d'arte, saperla comunicare, saperla valorizzare diventa fondamentale in questo momento, in una società in cui viviamo nell'immagine, nella condivisione, no? Anche attraverso i social. Avere il recupero delle proprie radici, del proprio patrimonio culturale diventa una risorsa anche per la comunità stessa. Infatti anche a livello nazionale si sta cercando di favorire, no, la collaborazione fra l'ufficio beni culturali e l'ufficio turismo, sport e tempo libero, proprio perché questa valorizzazione di fatto rieduca, riqualifica la fede delle persone che sono custodi di queste opere d'arte. Presso il Museo Civico Medioevale, attiva fino al 7 gennaio, una mostra dedicata alla croce ritrovata in Santa Maria Maggiore, una splendida croce viaria in pietra datata 1143, fortunatamente ritrovata durante i lavori di restauro della Basilica di Via Galliera. Il servizio di Marco Pederzoli. Come vedete siamo davanti al cantiere della Basilica di Santa Maria Maggiore, in restauro dopo le vicende del terremoto del 2012.
A seguito di lavori urgenti nel portico di consolidamento, fu trovata nell'ottobre 2013 sotto il pavimento del portico. Fu trovata una croce medievale, o meglio sette frammenti scolpiti che messi insieme formarono gran parte di una croce medievale con scolpita anche la data 1143. Questo è il luogo dove fu fatto il ritrovamento sotto la veneziana, sotto la pavimentazione del portico, mentre gli operai cercavano di trovare il modo di inserire 8 micropali per pilastro per consolidare i pilastri del portico gravemente danneggiato dal terremoto. L'inaugurazione è stato veramente un successo e speriamo che i bolognesi si rendano conto che questo ritrovamento è importante non tanto per la parrocchia, ma per la città di Bologna in quanto tale, così bisognosa di ritrovare le sue radici. Con questa mostra che si è aperta alcuni giorni fa al Museo Civico Medievale di Bologna, si è inteso presentare, appunto, dopo il restauro, la croce che è stata ritrovata durante i lavori di restauro della chiesa nel portico antistante, appunto questa croce frammentaria di estrema importanza perché reca la significativa data del 1143. Ritrovata nel 2013, finalmente a distanza di alcuni anni si è potuta vedere ricomposta e grazie appunto al restauro effettuato presso il laboratorio Dottorino Non Far Male, in particolare il restauro realizzato ed eseguito da Giovanni Giannelli, rivedere la croce restituita alla piena leggibilità. È un ritrovamento estremamente importante in quanto diventa un utile ed importante punto di riferimento. Attorno a questo mostro si è inteso, raccontare un po' le vicende non solo di questa croce, del suo ritrovamento e del suo restauro, ma anche le vicende delle croci viarie e il fenomeno delle croci viarie a Bologna, che ha origine assai antica. La mostra si apre con la croce di San Giovanni in Monte, un antico calco, una croce che reca un'iscrizione che fa riferimento al vescovo Vitale e quindi agli inizi del IX secolo. Attraverso l'esposizione di vari oggetti, opere di oreficeria, codici miniati, avori, si è inteso ricostruire e raccontare in questa mostra di taglio, soprattutto didattico, un po' la storia della città nel corso del XII secolo. Il Movimento Cristiano Lavoratori presenta un'importante iniziativa di sensibilizzazione e formazione per i giovani nel prossimo mese di settembre. Il Movimento Cristiano Lavoratori Nazionale ha deciso, in un percorso che sta facendo proprio di sensibilizzazione e di formazione, soprattutto dei giovani in ambito nazionale, una missione che andremo a realizzare nell'ultima decade di settembre in un paese che è la Tanzania, dove il CEIFA sta lavorando da metà degli anni 70 con diverse controparti locali, in progetti più diversi, dall'agricoltura con realizzazione di serre, con realizzazione di centri di servizi, con mulini per la trasformazione, organizzazione della commercializzazione da un lato, ma dall'altro anche dei progetti di riabilitazione, progetti sociali che mirano all'ambito sia a salvaguardare l'ambito delle persone che hanno vivono in condizioni particolari, quali possono essere giovani con handicap o anche delle donne che hanno figli portatori di handicap. In questo progetto si inserisce questa iniziativa in Tanzania, cioè la scelta di 7-8 giovani e dirigenti del movimento. Ci tengo a dire questa cosa perché sono giovani ma hanno già responsabilità importanti nel movimento, due addirittura sono già in presidenza nazionale, di andare a vedere in loco una delle esperienze più belle fatte negli anni da CEFA. Il nostro tentativo è di creare una cooperazione tra popoli. In questo momento poi in particolare crediamo che
con tutto, diciamo così, il tema forte e importante che il nostro paese sta affrontando, che è quello delle migrazioni, sia veramente fondamentale e strategico che le persone vadano a vedere direttamente in loco quali sono le condizioni che generano un dramma così rilevante come quello che noi stiamo affrontando in questi ultimi anni. Quindi capire quali sono le ragioni di spinta che generano poi i processi migratori crediamo sia fondamentale per creare una coscienza nel nostro paese che ci permetta di affrontare in modo adeguato le sfide che in qualche modo la storia ci propone in questi nostri tempi. A margine di un incontro promosso da Pax Christi, Antonio Ghibellini ha incontrato Don Antonio Agnelli, sacerdote di Cremona, autore di alcuni volumi sulla testimonianza di Don Primo Mazzolari. La figura di Don Primo Mazzolari è la figura di un sacerdote, diremmo, straordinario, originario della diocesi di Cremona, ma che è diventato, secondo la prospettiva di molti, come ha detto anche Papa Francesco martedì scorso, visitando la sua tomba a Bozzolo, il parroco d'Italia. Cioè, egli ha vissuto una vita sacerdotale pienamente profonda e autentica, ma ha aperto il cuore e la mente alle problematiche non solo della sua parrocchia di Bozzolo, prima di Cicognara, ma ha dato un impulso davvero significativo a un cristianesimo che fosse veramente vivo, concreto, inserito nella storia e ha anticipato in questo modo molte tematiche, molte problematiche che il Concilio Vaticano II poi svilupperà e che sono diventate, diremmo, elementi pastorali significativi. Tra i vari aspetti di questa personalità umana e sacerdotale poliedrica possiamo sottolineare alcune dimensioni profetiche. Anzitutto Don Primo sente già a partire dal 1932, quando scrive il suo libro La più bella avventura, la passione per i lontani. Avverte che non si può dividere tra vicini e lontani, ma tutti innanzi a Dio siamo lontani, siamo bisognosi della sua misericordia e questa misericordia, questo amore debbono essere tradotti in un'attenzione particolare verso coloro che gravitano attorno alla parrocchia ma non vi partecipano attivamente. Egli quindi sente la necessità di avvicinarsi a tutti indistintamente portando proprio a tutti il messaggio della speranza e dell'amore del Vangelo. C'è un'affermazione di questo libro molto significativa nella quale dice appunto che il Vangelo è tutto fuorché parola negativa, è fuoco, è amore, è vita, è forza. Quindi il Vangelo apre il cuore a tutti gli uomini e le donne e cerca in modo particolare di avvicinarsi a coloro che sono più lontani e anche più in difficoltà rispetto alle problematiche della vita. Ho affrontato poi l'attualità di Don Primo cercando di confrontare un po' la dinamicità del pensiero di Mazzolari con quello di Papa Francesco. In entrambi esiste quello che io ho tratteggiato con un termine un po' specifico, una cristologia misericordiosa, cioè il cuore della fede è aderire a Cristo vivo, risorto, presente, che porta al mondo la sua misericordia, che porta al mondo la sua pace. Perché l'altro aspetto significativo e profondo del pensiero sia di Papa Francesco che di Mazzolari è la ricerca della pace. La pace come dono che viene dall'alto, ma anche la pace come un impegno della comunità dei credenti, di tutti gli uomini di buona volontà, per vincere la forza delle armi, la forza dell'egoismo, la forza dell'ingiustizia che molte volte è la radice delle guerre. Il nostro appuntamento si conclude qui, vi ricordo il nostro canale di YouTube dove trovate tutti i nostri servizi, il nostro archivio e anche alcuni contenuti extra. Ricordo poi la nostra pagina Facebook da dove potete contattarci. A me non resta che salutarvi e darvi appuntamento come sempre. Alla prossima settimana!